21.000 dosi e oltre 1.200.000 euro. Tanto avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato, i 7 kg di cocaina purissima rinvenuti dalla polizia del commissariato di Ostia, agli ordini del dottor Antonio Franco. La droga è stata trovata durante il blitz di questa notte nell'abitazione di un 35enne, pluripregiudicato e sottoposto a regime di sorveglianza da parte dell'arma, dopo aver scontato 4 anni di reclusione per reati simili, in via Lenormand, tra Ostia Antica e Bagnoletto, dove l'uomo risultava domiciliato. Qui l'uomo italiano, originario della zona di San Basilio, aveva creato la base per nascondere il cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, da dove probabilmente già riforniva gli assuntori di cocaina. Quasi 7 kg di cocaina sequestrati dal commissariato di Ostia. Dottor Franco, si tratta sicuramente di una delle operazioni più importanti degli ultimi anni. Come siete riusciti ad arrivare ad intercettare questo personaggio che ha gravissimi e numerosissimi precedenti e che stava appunto lavorando sul nostro territorio? Tutto questo deriva da un intuito e da una grossa percezione del personale del reparto volanti, delle squadre volanti che sul territorio ha avuto la percezione che nella zona di Dragona, Dragoncello, insomma, c'era qualcosa che non andava. Nei giorni scorsi avevano segnalato la presenza di macchine di grossa cilindrata, gli accertamenti poi avevano portato alla titolarità di soggetti gravati da precedenti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, alcune di queste macchine in uso a soggetti assuntori di sostanze. Quindi diciamo c'è stato un percorso che nei giorni scorsi ci ha portato a concentrare la nostra attenzione in quella zona. Poi gli accertamenti e gli sviluppi per quanto riguarda i sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione ci hanno portato a verificare che in quell'area, proprio da poco tempo, da circa un mese, il 20 luglio per la precisione, era stato segnalato come domiciliato e sottoposto a controllo, come affidato in prova, un pluripregiudicato non di zona, la zona di San Basilio, che aveva però numerosissimi precedenti e l'ultimo per cui si trovava in affidamento era legato a un sequestro di circa 100 kg di sostanza stupefacente operato dalla Guardia di Finanza. Queste due notizie, queste due informazioni ci hanno portato a dover approfondire necessariamente gli accertamenti. Questi accertamenti ci hanno dato ragione. Questa notte, durante l'attività di controllo, proprio le volanti che erano sul territorio hanno deciso di fare un controllo, era stato programmato un controllo presso questa abitazione. Al momento dell'ingresso, la sorpresa da parte del soggetto, del 35enne che era all'interno di questa abitazione, che si è domandato perché non erano andati i carabinieri a controllarlo, che solitamente era sottoposto a controllo da parte dell'arma dei carabinieri. Vedendo la polizia rimane un po' spiazzato. Già questo mette ancora in allarme i nostri, che già avevano qualche dubbio in più. Ne nasce un approfondimento. Da questo approfondimento il soggetto decide di collaborare fornendo in sequestro, dice, ho 350-360 grammi di sostanza già tagliata. Quindi una parte che era nascosta in realtà poi sotto al letto. Convinti che i poliziotti, accettando questa situazione, questa forma di collaborazione, si limitassero all'acquisizione della sostanza stupefacente e quindi finisse lì. Invece l'approfondimento, quindi poi giustamente ci ha dato ragione, la perquisizione è stata estesa a tutta l'abitazione, a questo domicilio che è in affitto presso questo capannone, ci ha portato a rinvenire all'interno di un armadio, una sacca sportiva, celati proprio nascosti sotto degli indumenti, 5 panetti di cocaina, il cui peso complessivo è dell'ordine 6,750 kg, quasi 7 kg, e diciamo una purezza al 98%, che sul mercato, una volta effettuato il taglio, avrebbe portato a circa 21.000 dosi e valore commerciale di 1.200.000 euro circa. Sopra i pacchi di cocaina c'era un marchio che rappresenta delle frecce, quindi questo che cosa significa? Che si tratta di un grosso, probabilmente, cartello internazionale magari di spaccio? Sì, è probabile, questo lo stiamo chiaramente approfondendo, c'è questo chiaramente nel panetto che è messo sotto vuoto, impresso, e quindi c'è stampato questo con la pressa un marchio, ci fa dare la provenienza, quindi il circuito da dove proviene questa sostanza. Queste 4 frecce direzionali impresse sopra dobbiamo sviluppare e capire da dove provengono, quindi anche con l'aiuto della squadra mobile dell'antidroga vedremo un attimino quali sono le vie per cui questo stupefacente è arrivato in Italia e poi in mano a questo soggetto, per capire anche sia la provenienza che i collegamenti. Il soggetto parla, ha voluto dire da dove provenisse la droga? Ma assolutamente no, insomma, ha chiaramente assunto la responsabilità di questo e si è limitato in un silenzio di tomba, perché chiaramente è una cosa assolutamente abbastanza importante, una quantità interessante, quindi
evidentemente non può scoprire i suoi collegamenti. Un soggetto comunque sicuramente professionista di questo mestiere illegale, visto che insomma aveva parecchi precedenti e oltretutto aveva un precedente di 21 rapine addirittura. Sì, c'è una storia criminale abbastanza seria, non è del territorio, però la sua storia criminale desunta dalla banca dati ci dà diversi episodi di vari reati, soprattutto rapine, cioè addirittura su un sequestro di un'arma, di una mitraglietta in un'occasione, 100 kg di sostanza stupefacente, estorsione, insomma un personaggio sicuramente non di primo piano, quindi non da sottovalutare.